negli ultimi 2 anni, praticamente dall'uscita del secondo disco, ho vissuto tantissime vite, tantissime esperienze, ci sono stati tanti Bart. Spero di dire, cioè, di non passare per mitomane, però insomma, stiamo parlando di questo, per cui. Polare al massimo, esatto. Quindi sì, ho sofferto tanto durante il processo creativo, e ho avuto la fortuna anche di vivere tante cose positive che mi hanno ispirato e fatto stare meglio, e mi sono liberato anche di molte ansie, penso, poi non lo so, però mi sento migliorato sotto alcuni punti di vista, a partire dalla sincerità, sia a livello testuale sia a livello proprio quotidiano, umano, con le persone che mi stanno a fianco, a livello relazionale, fino ad arrivare ad una consapevolezza più lucida sulla gestione di un concerto, di un'ansia da prestazione. Ecco, quindi tante cose positive, tanta sofferenza, perché comunque life, that's life, però. Però sì, c'è stato questo switch che a un certo punto ho dovuto fare in un momento di totale blocco creativo e in un momento in cui stavo per appunto prendere tutti questi bicchieri di cristallo che portavo e prima di scaraventarli a terra sono riuscito insomma a portarli sul tavolo, ecco, quindi sì, c'è stato tanti dubbi, tanto struggle, tanta ansia, tante paranoie, però alla fine sono contento che il risultato sia stato portato a casa e che appunto è di ricevere questi feedback riguardanti appunto la propositività. Ecco, soprattutto negli ultimi anni ho avuto un rapporto molto altalenante con la città, in cui vivo, in questo caso Roma, che amo alla follia, ed è il motivo per cui vivo qui e resto qui, resterò qui, non so, non, questo non lo so. Ho analizzato tanto il rapporto con la città, soprattutto post-lockdown, perché sono stato tanto tempo anche coccolato da questa condizione, nel senso che mi sono lasciato andare, ho prolungato questo lockdown interiore e personale, e Roma, comunque, soprattutto in questo momento storico, è una città che quando vuole sa e può schiacciarti, e questo è un bene, secondo me, perché ti porta a una reazione. Almeno per me è stato così. Mi viene in mente Paris McDonald's, che è proprio il brano in cui mi sono divertito di più a sperimentare. Altro fan, insomma, notizia così fuori dalla domanda: penso in questi giorni farò uscire un remix mio di quel brano in un'altra chiave, proprio elettronica, un po' UK Garage, ed è proprio qui che voglio arrivare. Sono delle nuove sonorità, che però stanno dentro, cioè nel senso sono nel mio DNA da sempre, solo che non sono mai riuscito a tirarle fuori, a farle emergere, ecco. Quindi sì, è stato fondamentale sperimentare. È stato bellissimo e avevo bisogno anche di una spinta dall'esterno, quindi ho avuto delle figure, anche oltre ai produttori, che mi hanno aiutato in questo processo. È stato difficile mantenere quell'identità, no? Che comunque si sente molto nei dischi precedenti, quindi è stata tosta cercare di far quadrare tutto. La mia paura era, cioè, sempre stata quella di poi chiudere il disco con troppi pezzi di un puzzle scomposto, magari rispetto al passato, però per fortuna penso che non sia stato così, anche se dentro di me ricercavo quella cosa. È tipo Paris McDonald's, come anche Smettila, secondo me avevano bisogno di una freshness, cioè insomma di queste sonorità.